Bentornati al PantaWeb, oggi numerosi argomenti. Partiamo subito dal progetto che Impresa Ragazzi, svolto dagli alunni dell'Istituto Eugenio Pantaleo. Sì, proprio così. I ragazzi della terza AFM, infatti, si sono cimentati in un progetto all'insegna dell'innovazione e della tecnologia. Per maggiori dettagli passiamo la linea al nostro inviato speciale Armando Sorrentino, in diretta dalla sede centrale del loro istituto. Sì, Nicole, come accennavi poco tempo fa, proprio qui nell'istituto Pantaleo che la terza AFM ha deciso di proporre quella che è una startup innovativa che riguarderà molto probabilmente, da indiscrezioni arrivateci nelle ultime ore, un internet point, ma non un semplice punto internet, bensì un rivoluzionario centro che diventerà punto fondamentale della popolazione del territorio. Infatti, sempre secondo le voci che ci sono arrivate, dovrebbe sorgere nei pressi dell'Università di Agraria di Portici. Inoltre avrà a disposizione tantissime postazioni computer dotate di ovviamente webcam e microfoni di ultima generazione e potrà oltre a questo offrire tantissimi corsi per persone che vanno da tutte le età, quindi ragazzi giovani, persone che si approcciano per la prima volta a quella che è il mondo dell'informatica in generale, ma soprattutto alle persone più anziane, quindi agli over 60, che iniziano anche in tarda età ad avvicinarsi all'informatica. Quindi numerosi corsi che renderanno questo un punto d'attrazione per la comunità e poi soprattutto stampa e rilegatura, quindi un punto dedicato totalmente alla stampa e al materiale d'ufficio. È tutto l'insieme che andrà a rendere unico questo Internet Point proposto dalla classe del Pantaleo. Da Torre del Greco e dall'Istituto Pantaleo è tutto, diamo la linea. Arrivederci dalla redazione del PantaWeb. A presto.